Londra, 7 luglio 2005. Ora di punta del mattino, nella città più sorvegliata del mondo. Più di 500.000 telecamere sorvegliano la capitale inglese. Occhi meccanici spiano da ogni lato. Nel corso della giornata, il londinese medio è filmato da più di 300 telecamere. Un anello di webcam circondano il centro di Londra. In pochi secondi, ogni targa automobilistica finisce in un computer che registra gli spostamenti dei singoli veicoli. Sembra una difesa perfetta. Questo mercoledì mattina, 3 milioni di pendolari sono stipati sui taxi di Londra, sugli autobus e sui treni. Gli operatori delle telecamere a circuito chiuso tengono gli occhi aperti su qualsiasi comportamento sospetto. Ma non sanno che 4 uomini sono già usciti di casa per commettere uno dei più orribili atti terroristici della storia inglese. Lasciano le automobili fuori città per evitare il cerchio di videocamere che riprendono il traffico e salgono su un treno diretto al centro. Una webcam li riprende, ma per l'amministrazione ferroviaria sono solo pendolari. Nessuno sa chi sono. Ed è comunque troppo tardi. Con gli zaini imbottiti di esplosivo, salgono su 3 treni. E anche su un autobus. Alle 8:50, 3 esplosioni suicide dilaniano 3 treni metropolitani a un minuto di distanza l'uno dall'altro. Neanche un'ora dopo, esplode il secondo piano di un autobus. Muoiono 52 persone. 700 restano ferite gravemente. Scotland Yard inizia la più grande investigazione della sua storia. Ci vorranno mesi e mesi di intensa e minuziosa investigazione. Vengono passate al setaccio ore e ore di video a circuito chiuso per trovare qualche immagine dei sospetti. Ma com'è possibile che il più elaborato sistema di sorveglianza del mondo non sia riuscito a prevenire l'attacco? La risposta è nascosta in un vecchio deposito nel centro di Londra, che ospita il Westminster Command Center. È solo una piccola parte di un più vasto sistema di videosorveglianza che copre l'intera città. Attualmente in tutto il Regno Unito ci sono all'incirca 4 milioni di telecamere di sorveglianza. Se vi trovate a Londra, Robert McAllister, direttore di Westminster, seguirà tutti i vostri movimenti. Non fa certo piacere sapere che uscendo di casa al mattino per prendere un mezzo di trasporto si finisce quasi sicuramente su una telecamera a circuito chiuso. Che a Londra, se passeggiamo in una strada pedonale, se entriamo in un negozio o dovunque andiamo, la nostra immagine sarà prima o poi catturata da una telecamera a circuito chiuso. Ovviamente nessuno ha interesse a osservare qualcuno che di primo mattino beve un cappuccino nella sua cucina. Ma se ci volessero rapire un figlio, se volessero aggredirci o svaligiare il nostro appartamento, benediremmo sicuramente la videosorveglianza. Naturalmente, per un criminale la cosa è ben diversa. La videosorveglianza si è già rivelata un ottimo strumento nella lotta al crimine. Qui stiamo seguendo le mosse di 4 uomini sospetti. Agosto 2004. 4 individui hanno forzato il congegno elettronico di un bancomat. Dopo aver rubato carte e numeri di serie, stanno svuotando a più riprese i conti dei clienti. L'equipe di McAllister esamina le registrazioni delle telecamere per individuarli.
seguendo i sospetti sulle varie telecamere, guidano la polizia fino alla loro macchina e ne bloccano la fuga. Mentre l'auto avanza fra il traffico, la telecamera ne riprende chiaramente la targa. E qui vediamo l'auto della polizia che ferma il traffico su questa corsia. L'intervento è riuscito perfettamente e probabilmente si chiuderà con un arresto. Per molti di noi questa è una sorveglianza totale. Il grande fratello dai mille occhi che vede tutto. Ma vedere non basta. Occorre prevenire l'azione di un terrorista. La televisione a circuito chiuso ha due punti critici. Bisogna sapere chi si sta cercando e servono uomini che controllino tutti i monitor in ogni istante del giorno. Abbiamo cercato i quattro individui e piccoli indizi controllando migliaia di ore di filmati. Queste telecamere hanno ripreso i terroristi 9 giorni prima degli attentati. Li vediamo partire insieme dalla stazione di Luton e li vediamo ancora insieme alla stazione della metropolitana di King's Cross, da dove partono per 4 direzioni diverse. Questi fotogrammi rivelano che fanno parte di uno stesso gruppo, cosa importantissima per le indagini. La sfida per la sorveglianza del futuro. Trovare i criminali prima che commettano un delitto. Compito che una semplice telecamera non può svolgere. Oggi esiste tuttavia un sistema molto più sofisticato, che non ferma i terroristi, ma individua i bari professionisti. Ogni anno, in questa oasi del deserto, affluiscono più di 35 milioni di visitatori. Molti sanno che nei casinò di Las Vegas c'è la videosorveglianza, ma pochi conoscono l'estensione di questo controllo. Qui il gioco è un grosso affare. I giocatori lasciano sul tappeto oltre 6 miliardi di dollari l'anno e i bari possono portarsi via milioni di dollari. Per questo motivo, i casinò usano sistemi di sorveglianza tra i più all'avanguardia del mondo per monitorare i loro clienti. Ogni carta girata, ogni carta toccata, ogni dado tirato sono registrati da occhi invisibili. Quando i giocatori entrano nel favoloso Aladdin Casino per puntare, entrano in un mondo cablato. Sorveglianza. Supercontrollore di questo mondo è un uomo che resta nell'ombra. Noi vediamo, ma non possiamo essere visti. Siamo all'occhio segreto del cielo, per così dire. Bill Page dirige la sorveglianza e fa tutto il possibile per tenere i suoi uomini nell'ombra, nascosti tra il lusso e l'eccitazione. Abitualmente il cliente del casinò non guarda in su. Se lo facesse, probabilmente si stupirebbe nel vedere tutti quei punti neri sul soffitto e si chiederebbe a cosa servono. Sono obiettivi puntati sui clienti. Le webcam hanno un aspetto innocuo, ma da quel soffitto alto 12 metri possono leggere il quadrante di un orologio da polso o il numero di serie di una banconota da $1. Questa è la registrazione di un uomo che gioca alla roulette. Ma osserviamola meglio. L'uomo cerca di puntare ancora. Riprenda le sue fish. Il nastro mostra l'uomo che fa una puntata quando il croupier ha chiuso il gioco. È invitato a riprendere la puntata, ma lui spinge la fish verso la donna per confonderla. Rien va plus. E lui punta. È tutto molto chiaro. Ma Page scopre una truffa ancora più astuta in questa mano di blackjack. L'uomo sta piegando leggermente le carte per segnarle e procurarsi un vantaggio sleale sulla casa da gioco. Quest'uomo sta piegando le carte alte. Eccolo qua. Al piano terra, piegare le carte è un peccato grave. Eccolo. Per i casinò è una truffa e chiunque sia colto sul fatto è espulso. Eccolo qua. Per noi questo modo di agire significa falsare il gioco e non accettiamo individui simili nel nostro casinò. In questo gioco di dadi tutto è apparentemente normale, fino al momento in cui non si rivede la registrazione. Questo è il truffatore e qui c'è la vittima. Guardiamo bene le mani del nostro uomo.
Vediamo una donna che punta dietro la mano di un uomo e l'uomo finge di non vedere, ma in realtà le ruba la fish. Fatto. Eccolo. Oggi Bill sta seguendo un giocatore di blackjack che vince su tutti i tavoli verdi. Seguilo. Oh, è tornato sui suoi passi. È un individuo sospetto. La squadra della sorveglianza sospetta che possa trattarsi di un cliente non gradito. I clienti non graditi non sono bari di professione, ma poiché cercano di battere il sistema, sono espulsi dai casinò appena vengono identificati. Se quest'uomo è un cliente non gradito, sarà stato già ripreso. Page deve saperlo in fretta e per scoprirlo si affida al software del riconoscimento facciale. Prendiamo i fotogrammi del suo volto ripresi dalla telecamera di controllo e li inseriamo nel programma del computer. Deve solo trovare la giusta luce e angolazione, mentre il software comincia a lavorare. Sul nostro volto ci sono 80 punti di misurazione principali. Il computer descrive il volto, tracciando questi punti e misurandone le distanze. Presi tutti insieme, punti e distanze, creano un codice numerico unico chiamato impronta facciale. Il computer confronta l'impronta facciale della persona sospetta con un database dei clienti rifiutati dai casinò di tutto il mondo. Ma la decisione finale spetta a un essere umano. Eccolo, è il nostro uomo, corrispondenza perfetta. In questo caso, per testare il sistema, un attore ha recitato la parte del sospetto. Ma l'equipe di Page ricorre alla nuova tecnologia biometrica una o due volte a settimana per individuare i clienti non graditi. Quando scopriamo una persona che fa qualcosa di illegale o fuori dall'ordinario, ci abbandoniamo all'entusiasmo, perché siamo riusciti a proteggere il casinò. Svolgiamo con serietà il nostro lavoro. Grazie, ragazzi. I sistemi di riconoscimento facciale richiedono comunque un'ottima qualità delle immagini e buone capacità decisionali. Ma nel caso degli attentati a Londra, anche se le foto dei terroristi fossero state nei database della polizia, probabilmente non sarebbero state trovate corrispondenze.